Come già anticipato, il Teramo ha ingaggiato il difensore della Repubblica Ceca Jan Polak, classe 1989, ex casertana, Juve Stabia e Cremonese. Arriva da svincolato, accordo sino a giugno. Si tratta di un centrale in grado di ricoprire anche il ruolo di terzino. In dirittura d'arrivo lo scambio Altobelli-Cason con la Virtus Francavilla. Lunedì la probabile chiusura dell'operazione. Tempi lunghi per il recupero di Speranza, ai margini per altri 45 giorni. Intanto nel 2019 niente sorrisi, 0 punti in 2 partite. Contro Limolese martedì scorso la prima difficoltà, i biancorossi si sono sfaldati, malgrado un avvio molto promettente. Il problema è di natura tattica, fase di non possesso assai irrivedibile, al di là delle scelte e degli errori che pure ci sono stati dei singoli. Insomma, squadra senza equilibrio, 27 gol incassati, terza peggiore difesa del girone. Il centrocampista Mattia Proietti. Perdiamo la calma, ci facciamo prendere dall'ansia, dalla troppa foga di voler magari riprendere il risultato, ma sono errori che non vanno commessi perché non ci portano a nulla di positivo. La foga disorganizzata la si può mettere in campo gli ultimi 5-10 minuti per fare un po' di bagarre, però con ancora 60-70 minuti da giocare bisogna farlo con la testa, perché sennò ci esponiamo a ripartenze, a contropiedi, a fare le cose che non dobbiamo fare, perché comunque smettiamo di giocare, buttiamo sta palla lunga e non va bene. È un problema di tenuta mentale soprattutto secondo te? Sì, ma cioè, non è che non c'è stata neanche una, ho sentito parlare di una non reazione, non è che non c'è stata una non reazione, perché c'è stata una reazione disorganizzata, di troppa foga e non va bene. Il segreto è quello: a calcio si gioca con la testa più che coi piedi, oltre che coi piedi. E con la testa bisogna capire, leggere i momenti, rimanere calmi e cercare di fare quello che va fatto.